Nessuna vendetta per chi ha collaborato con gli occidentali e richiesta di perdono per chi è stato ucciso dai talebani in questi anni di guerra. Rassicurare e riunire gli afghani, questo in sintesi è quello che ha cercato di fare il portavoce dei talebani nella sua prima conferenza stampa. Ha promesso il rispetto dei diritti delle donne nell'ambito della Sharia, non ha fornito dettagli, ha detto di aspettare la formazione del governo, d'altronde Sharia vuol dire tutto e niente. Vogliamo un governo inclusivo che comprenda i diversi punti di vista. Non vogliamo più la guerra, vogliamo la pace in Afghanistan. Per questo è già iniziato il dialogo, dice il portavoce. Ma i proclami di pace ci credono poco gli afghani che hanno vissuto il regime talebano e chi viene dalle province, da dove arrivano i racconti dei rapimenti delle ragazze e della giustizia sommaria. Intanto la comunità internazionale sta a guardare, con Russia, Cina e Turchia che si sono già sbilanciate a favore dei talebani.